Colgo, appunto, condivido la presentazione che è stata fatta della sessione sulle aree a rischio ambientale. Una nozione che, almeno nel nostro paese, ha avuto una certa evoluzione, appunto, a partire dalla legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente fino in anni più recenti alla definizione dei siti di interesse nazionale e molto recentemente nella trattazione di materie complesse come la Terra dei Fuochi e Taranto. E vorrei iniziare menzionando l'impostazione che noi abbiamo condiviso con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in Regione Europa, quando è stato istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità il centro collaborativo per la salute nei siti contaminati. Questo centro, collocato nel nostro istituto, si propone di migliorare le conoscenze sulla relazione tra ambiente e salute nei siti contaminati, individuare le priorità per la valutazione e la gestione dei rischi e fornire supporto tecnico agli Stati membri, in particolare parliamo dei paesi dell'Europa centro-orientale che sono i più interessati a questo tema, nei loro contesti, con una particolare attenzione alla tutela dei gruppi più vulnerabili, fra i quali la popolazione in età infantile. Rinvio al recente fascicolo monografico del Journal of Environmental and Public Health, dedicato interamente alla salute nei siti industriali contaminati, che è da poco disponibile online, nel quale si trova una trattazione generale e una serie di casi in studio. Ricordo a questo proposito che in Europa sono stati definiti circa 340.000 siti contaminati. E vi è un grande lavoro per rendere più standardizzate, più confrontabili le procedure utilizzate per individuarli e per risanarli. E ricordo la grande complessità nel misurare impatti sulla salute legati alla residenza in questi siti, sia per la molteplicità degli agenti inquinanti presenti e delle vie di esposizione, sia per la natura multifattoriale della maggior parte delle patologie alla cui eziologia tali esposizioni possono concorrere. In questo momento, nel nostro paese, la nozione che meglio approssima quella europea di siti contaminati è quella dei siti di interesse nazionale per le bonifiche, anche se la definizione che noi troviamo nei documenti europei, in particolare in quest'ultimo volume del Journal Environmental and Public Health che ho citato, è una definizione ampia che desidero condividere con voi ed è questa: aree che ospitino o abbiano ospitato attività antropiche che abbiano prodotto o possano produrre una contaminazione ambientale di suolo, acque superficiali e di falda, aria, catena alimentare, che risultino o possano risultare in impatti sulla salute umana. Quindi una definizione molto ampia. Abbiamo detto in Italia il sistema appunto di osservazione, di intervento su questo tema è principalmente quello dei siti di interesse nazionale, anche perché le aree a elevato rischio di crisi ambientale vengono gestite
a livello regionale e in assenza di un reale coordinamento sulla definizione e sulle modalità di indagine e di intervento, mentre sui siti di interesse nazionale c'è una gestione unitaria e integrata. Ecco, il contributo specifico che il nostro istituto sta fornendo a questa materia è fissato all'interno del progetto Sentieri. Sentieri è l'acronimo di Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e Insediamenti Esposti al Rischio da Inquinamento. Ha finora prodotto due fascicoli, l'uno che illustra obiettivi e metodologia di questo progetto e l'altro che illustra i risultati dell'analisi sulla mortalità negli anni 95-2002 in 44 siti di interesse nazionale. E di questo particolare progetto vorrei ricordare alcune conclusioni, in particolare come nel periodo in esame, negli 8 anni considerati nei 44 siti di interesse nazionale, l'analisi della mortalità ha evidenziato complessivamente una sovramortalità di circa 10.000 decessi nell'insieme dei 44 siti, dovuti alle cause di morte che qui vedete elencate. Quindi i contributi più importanti a questa sovramortalità derivano dalla patologia tumorale, dalla patologia circolatoria e dalle malattie dell'apparato digerente e respiratorio. La subanalisi relativa a quelle patologie che hanno una relazione accertata o sospettata con le sorgenti inquinanti presenti nei territori in esame ci consente di generare una tabella simile a questa con un totale di 3.500 decessi. Quindi possiamo ritenere 3.500 una stima di minima, di alta specificità, e diciamo 10.000 una stima di massima sensibilità, all'interno della quale probabilmente si colloca il numero reale di decessi attribuibili alla contaminazione dell'insieme dei siti. L'aggiornamento del progetto Sentieri è in corso, come ha ricordato la dottoressa La Sala. Abbiamo anticipato un aggiornamento dell'analisi di mortalità e di incidenza dei tumori nel sito di Taranto perché ci è stato richiesto dal Ministero della Salute, e appunto anche questo studio è disponibile nella pubblicazione che ho precedentemente indicato. L'estensione appunto temporale dell'analisi e l'abbinamento dello studio della mortalità con lo studio dell'incidenza dei tumori come rilevata dal registro tumori, e ricordo, visto che siamo in Puglia, i livelli di eccellenza raggiunti dalla registrazione oncologica in questa regione, inizialmente proprio dal registro tumori dell'azienda sanitaria provinciale di Taranto, e diciamo che l'insieme di queste due analisi di mortalità e di incidenza ha consentito di confermare come in quest'area ci sia un eccesso in entrambi i generi di mortalità per tutte le cause, tutti i tumori, tumore del polmone, malattie cardiocircolatorie, malattie respiratorie sia acute sia croniche, e anche permane un eccesso di mortalità infantile.
Questo lo menziono, ma poi altri colleghi oggi torneranno a parlare di questa situazione. Mi interessa anticipare che nel giugno di quest'anno sarà pubblicato il terzo contributo del progetto Sentieri, che riguarda l'incidenza oncologica nell'insieme dei siti di interesse nazionale serviti da registri tumori, successivamente prevediamo l'anno prossimo il primo rapporto sulla salute in età infantile nei siti contaminati. Per quanto riguarda il progetto sull'incidenza dei tumori nei siti contaminati serviti da registri tumori, sarà pubblicato prossimamente un dato che riassumo in questa diapositiva, relativo a 18 siti serviti da registri tumori che coprono tutte le classi d'età della popolazione. Questi sono i 23 siti serviti da registri tumori, 5 dei quali sono centrati sulla popolazione infantile e saranno oggetto di un'analisi successiva, ma 18 considerano tutte le classi d'età. Allora, in questi 18 siti, sull'arco di un decennio, noi abbiamo osservato complessivamente un eccesso di incidenza oncologica del 9% negli uomini, del 7% nelle donne, con in particolare eccessi di incidenza per i tumori di colon, retto, fegato, cistifellea, pancreas, polmone, melanoma, tumore vescicale e linfoma non Hodgkin. Abbiamo anche osservato dei deficit in entrambi i generi per alcune altre neoplasie. E facciamo una discussione complessiva di queste indicazioni e complessivamente purtroppo diciamo, il bilancio è sfavorevole perché i deficit riguardano un numero minore di cause e anche alcune delle quali piuttosto rare, mentre gli eccessi sono più consistenti. Questo studio è coerente con le indicazioni del precedente studio di mortalità e conferma l'esistenza di un impatto sanitario accertato nell'insieme dei nostri siti di interesse nazionale, che naturalmente va poi disaggregato a livello dei singoli siti per avere degli elementi più specifici sui quali legare delle misure di contrasto. Infine, il progetto dei bambini, ripeto, è in corso, gli obiettivi e la metodologia sono stati pubblicati, ha un'analisi che copre l'arco di 15 anni. Nell'insieme dei siti di interesse nazionale italiano permane un aumento, un eccesso di mortalità per tutte le cause, comprese le malattie di origine perinatale, nell'insieme dei siti, data la particolare vulnerabilità della popolazione infantile, è opportuno naturalmente approfondire questo dato e assicurare il massimo supporto possibile a questa fascia d'età. Teniamo sempre conto, quando parliamo di questi siti, che c'è un differenziale di deprivazione socio-economica, per cui i dati che noi produciamo sono aggiustati per un indicatore di deprivazione socio-economica con l'obiettivo di tenere conto di questo dato, ma certamente nei nostri siti contaminati, come in quelli degli altri paesi nei quali questa materia è stata studiata, a cominciare dagli Stati Uniti,
con i grandi progetti legati al cosiddetto Superfund e alla National Priority List, effettivamente c'è un differenziale di deprivazione socio-economica in coloro che vivono nelle aree designate come siti contaminati rispetto a coloro che vivono nella popolazione complessiva, e quindi c'è un fattore di contaminazione ambientale, un fattore di minori risorse economiche, quindi anche minore facilità di accesso, ad esempio, a centri di eccellenza per la diagnosi e la cura di una serie di patologie, e c'è anche un problema di una minore informazione, un minore accesso anche a elementi di educazione sanitaria, che richiedono appunto un intenso processo di comunicazione con le popolazioni che risiedono in questi siti. L'ultimo punto, infatti, che desidero menzionare è che come istituto e come centro collaborativo OMS abbiamo contribuito al recente volume dell'Organizzazione Mondiale della Salute e Sanità sulla salute e l'ambiente, come comunicare i rischi. In particolare abbiamo contribuito alla sezione sui siti contaminati, precisando quanto importante sia, quando si opera in questi territori, pianificare eventi di comunicazione durante gli studi e alla fine degli studi, modulare la comunicazione in modo che le autorità locali possano comprendere i bisogni della popolazione, e introdurre degli elementi di flessibilità nei protocolli degli studi, e anche possibilità di modificare delle scelte tecniche a studio iniziato sulla base di al fine di recepire indicazioni che la popolazione trasmette, diciamo richieste di cui tenere conto, dare conto dei ruoli e delle responsabilità di ognuno, per cui ovviamente la parte che ha delle responsabilità nella conduzione di un'indagine scientifica deve attestarsi su una conduzione coerente con gli standard che queste indagini devono avere, e quindi può differenziare le sue valutazioni da quelle di altri portatori di interesse, quali l'associazionismo, il mondo che esprime la società civile in questi siti, ma comunque avere dei canali di comunicazione aperti, condividere l'informazione e attraverso una gestione trasparente guadagnare la fiducia della popolazione e ripristinare appunto un clima di fiducia fra popolazione e istituzioni. Vi ringrazio.